La storia la vuole ricordare appena appena? Sì, la storia è una di tantissime storie. Qui stiamo parlando, come diceva lei, del naufragio del 18 aprile 2015, in cui morirono 1000 persone, la metà di questi adolescenti. Questa è soltanto una delle pagelle. Guardate che chi ha, scusi se la interrompo, quando diciamo 1000 persone, la metà adolescenti, stiamo parlando di ragazzini che potrebbero essere davvero i nostri figli. Cioè, stiamo parlando di una cosa raccapricciante. Ed è questo che ci raccontano questi morti. Questi morti, che sono molto più eloquenti dei vivi, ci raccontano chi sono, e in tasca avevano esattamente le stesse cose che hanno. Adesso glielo chiederò che cosa hanno in tasca, ma prima mi parli di questa pagella. Cioè, lei. Noi stavamo recuperando questo ragazzino. Sì, stavamo facendo i resti, come al solito, l'autopsia e l'esame dei vestiti. Avevamo imparato a toccare i vestiti perché si nascondono addosso tantissime cose, per non che si bagnino, che vadano perse. E tagliando abbiamo sentito qualcosa aperto, si è trovato questa pagella con i voti in francese, il bulletin scolaire, con i voti di fisica, di matematica, eccetera. Una pagella che per questo ragazzino significava il suo lasciapassare. Ragazzino, come di 14 anni. Io sono bravo, sono uno che studia, che si impegna, e di tutto quello che poteva portare ha portato quel documento che secondo lui sarebbe stato il suo lasciapassare per far vedere che meritava di rimanere qui fra noi. Io credo che un'accusa così dura non ci potesse essere. Questi ragazzi nel 2015, quindi immaginiamoci quanto si parlava nel 2015 di minori stranieri non accompagnati, di tutela dei minori, viaggiavano, abbiamo trovato gli scheletri nella sentina, nella parte più bassa del barcone, in orizzontale. Quindi questo vuol dire che partivano già stipati sotto le assi del pavimento. Quindi questi morti ci raccontano una storia, secondo me, molto importante, che non va dimenticata.